Ed eccoci qui nuovamente per parlare di come installare la nostra statistico la intelligenza artificiale che lavorerà in maniera autonoma una volta montata sulla MT4. Quindi passo subito la parola ad Angelo Nistico che ci mostrerà con il suo schermo come entrare all'interno della MT4, come installare l'expert e come lavora su un'operazione che necessariamente dobbiamo far partire sull'Ethereum perché è fine settimana. E quindi il Forex è chiuso. Perfetto, allora condividi schermo, lo schermo intero, condividi. Ok, allora ricarica la pagina, giustamente. Allora, noi siamo all'interno dell'area riservata. Qua sono entrato con la mia, ma tanto è indifferente. Quindi noi sulla sinistra abbiamo la nostra dashboard. Andiamo in scaricare, rigorosamente in italiano è la mia, Yes. perché di inglese non so niente. Quindi andiamo giù e scarichiamo MT4. Lo puoi scaricare sia per Windows che per il Mac. Io consiglio di scaricarla sempre sul Windows se avete un PC Windows, perché sul Mac funziona una volta sì e 10 no. Quindi o chi ha il Mac, se, anzi, se devi comprare un nuovo laptop, compratevi un Windows, perché il Mac è solo pubblicità, poi per il resto, secondo me, per alcune cose non va bene. Se no, per chi ha il Mac, deve aprire una VPN, una cosa particolare per far funzionare l'applicazione di Windows sul Mac. Quindi, comunque, noi schiacciamo qua e ci scarica la nostra FTMO. Allora, per problemi tecnici, visto che l'abbiamo appena acquistata, il nostro conto FTMO non è ancora attivo. Quindi io ho aperto un conto demo per farvi vedere come si installa. Tanto la procedura è la stessa di tutte le MT4. Allora, chiudiamo questo grafico. Allora, noi adesso andiamo ad aprirci un mercato. Questa è la dashboard di l'interfaccia di MT4, questo no, è un'altra roba. Allora, noi andiamo a prenderci il nostro Ethereum. Facciamo finestra grafico e ti apre la schermata. Adesso, per installare l'expert è molto facile. Dopo esservi registrati a MT Platform, vi arriva il link con il download. Una volta scaricato l'expert, noi facciamo così: File, apri scheda data. MQL4, expert, e qua già lo vedete perché io già l'ho messo. Andate nella cartella dove l'avete scaricato, che è questa. No. Allora, eccolo qua. Voi prendete il ROIPROP, lo trascinate all'interno della cartella expert, questa che è quella della MT4. Fate questa operazione, io non la faccio perché ce l'ho già, e poi chiudete la cartella. Poi adesso vi do un trucco per chi non lo sa. Sul navigatore di MT4, per fare in modo quando tu installi o un expert o un indicatore, devi aggiornare la piattaforma. La maggior parte delle persone cosa fanno? Chiudono la piattaforma e la riaprono. Invece, facendo questo trucco, andando su, evidenziando un qualunque indicatore, facendo tasto destro aggiorna, si aggiorna in automatico e vi viene fuori l'expert che avete installato adesso, che è qua. Allora installiamolo sull'Ethereum. Lo si prende, lo si trascina o si fa doppio clic. Ricordatevi di fare permetti compravendita in tempo reale, permetti DLL. Nei valori di input li lasciamo in default, perché sono fatti apposta per la nostra strategia. Qua abbiamo messo 80 perché quando noi apriamo una posizione, quando arriva all'80% del gain, la posizione viene chiusa all'80% e lascia un 20, lascia un 20 libero per andare a performare di più. Quindi noi gli diamo l'ok. Ricordiamoci che auto trading deve essere evidenziato e la faccina deve essere sorridente, se no il nostro expert non va. Allora, facciamo un esempio. Noi abbiamo diverse possibilità. Possiamo entrare a mercato,
oppure con un ordine pendente. Facciamo l'esempio dell'ordine pendente. Mettiamo che adesso Ethereum si trova 1.892.87. Gli voglio mettere 1.9. Ok. Diciamo che quando arriva a 1.9 noi vogliamo entrare long. Lo stop. Lo stop possiamo decidere se metterlo in punti. Quindi quanti punti? O in euro. Quanti soldi vogliamo rischiare per l'operazione? Oppure addirittura per prezzo. Che ne so, quando mi arriva 1.699 mettimi lo stop e siamo a posto. E lo stesso, quando noi decidiamo prezzo, li decidiamo tutti e tre, lo stop, il break even e il target. Quindi entro a 1.892, voglio lo stop a 1.752, voglio il break even a 1.964, voglio il profit a 2017. Allora, noi utilizziamo per adesso quello in denaro, che è quello più semplice, anche perché l'Ethereum è uno strumento che conosco poco. Mettiamo che vogliamo perderci 10 euro. Il break even lo vogliamo a 5 e il target lo vogliamo a 20. Ok, ordine pendente, facciamo buy e lui mi mette, perché anche qua non va, ecco, probabilmente perché ho sbagliato qualcosa io con ste virgole per l'Ethereum, perché purtroppo, ripeto, come vi dicevo, un programma è un coso che conosco poco e quindi è meglio evitare. No, qua lo lasciamo uguale. Ecco qua, sono entrato direttamente a mercato. Abbiamo fatto l'altra ipotesi, perché il pendente, a mio avviso, qua, essendo che c'hanno delle virgole, io poi ripeto, l'Ethereum non lo conosco, si vede che non mi ha preso l'ordine pendente. Comunque noi siamo entrati a mercato. Come vedete, siamo entrati con una cifra molto piccola. Quindi per andare a vedere il mio stop e il mio profit devo andare su un time frame più alto, così lo vediamo. Quindi noi abbiamo aperto un long su Ethereum. Il nostro expert ci ha detto, noi gli abbiamo detto all'expert, voglio perdere 10 euro. In base a quello che noi gli abbiamo scritto, lui ti ha calcolato i punti. Ecco qua, ragazzi, vedete perché l'ordine pendente lo mettevo mai? Guardate quanti pip sono qua, 100.000. Ho messo i stop, un ordine pendente a 1.9, mi sa che devo mettere ordine pendente a 190.000. Sì. Una roba fuori dall'universo. Quindi lasciamolo stare, l'ordine pendente è meglio vederlo su quando i mercati sono aperti. E quindi lui, noi gli abbiamo detto voglio perderci 10 euro, ok, lui ti ha calcolato in automatico il 10 euro di perdita, voglio guadagnarne 20, in automatico lui ti ha messo qua i 20 euro che sono 199.987 punti, ok, vabbè, mi fido di lui. Quindi praticamente per guadagnare 20 euro in Ethereum dovremmo triplicare il valore attuale, quindi è un'operazione che durerà un anno, penso. Comunque, dal punto di vista tecnico, poi ci sarà a disposizione Mirko, che in consulenza one to one iniziale, se ci dovessero essere dei problemi nel montaggio dell'expert, aiuterà chiunque. Quello, esatto, che a me preme sapere adesso, visto che abbiamo mostrato furtivamente come installare le AI e come far aprire un'operazione, è quali strumenti si lavoreranno? Allora, questo è uno strumento, vabbè, l'expert possiamo utilizzarlo su qualunque strumento. Io, ormai mi conoscete da un po' di anni, io lavoro prevalentemente su oro e su Nasdaq, perché a mio avviso sono, in base sempre alle strategie che uno utilizza, sono gli strumenti che possono portarti belle soddisfazioni anche in poco tempo, perché più è volatile il mercato e più è la possibilità di trovare il canale giusto per poter andare a sfruttare un trend che si sta formando o che si formerà più avanti, molto interessante. Quindi noi abbiamo la possibilità veramente di avere una trend continuativo che si può portare per più giorni. Ma la cosa fondamentale è che se noi ci accontentiamo di poco movimento, uno strumento volatile te lo può fare, perché l'oro ha una volatilità di 300 punti al giorno.
mediamente a oggi. Io non è che devo prendere tutti e 300. Con secondo un buon money management approcciato alla prop che noi abbiamo scelto, con il conto che noi abbiamo scelto e con l'obiettivo che ci siamo dati, puoi prenderne anche una parte, puoi prenderne 50, 60. Io quindi, ricapitolando, si comincerà a lavorare sicuramente con una challenge di FTMO. Esatto. Si lavorerà con l'utilizzo della nostra intelligenza artificiale che gestisce automaticamente le operazioni, quindi chiuderà l'80%, esatto, e lascerà correre il 20%. Non bisognerà stare dietro ai grafici. Si lavorerà principalmente oro e Nasdaq. Tu darai assistenza tramite gruppo Facebook nel momento in cui ci dovessero essere delle domande a cui risponderemo. E poi hai prediletto Telegram, giusto? Sì, sì, esatto. Perché Telegram, a mio avviso, a dispetto di Facebook, hai un feedback immediato. È più facile anche da caricare. Quando tu metti uno screenshot, ipotesi, io quando andrò a fare l'analisi del mercato, del perché, del per come noi entriamo e come si potrebbero evolvere le questioni da qua a 6 ore o da qua a una settimana, e su Telegram basta che posti un grafico, gli puoi mettere tutta la cronistoria, tutto il perché e il per come, ed è immediato, cioè io appena lo mando lo vedono tutti. Invece Facebook te lo devi fare autorizzare, devi aspettare, no, noi stiamo creando una cosa smart, facile, intuitiva e veloce, quindi Telegram secondo me è la cosa più facile, immediata. Ti arriva l'alert sul telefono, lo apri, c'hai la chat, te lo puoi anche impostare come chat iniziale, entri nell'applicazione di Telegram dal cellulare e vedi tutto. Tutto questo per anche aumentare le probabilità di passare una challenge e soprattutto insegnare a tutti gli iscritti come mantenerla nel tempo. Esatto. Esatto, lo scopo del nostro progetto è quello, punto primo, di insegnare alle persone delle strategie e dei modi per poter passare una challenge. Quindi l'approccio mentale, il mindset, il money management, come star dentro a determinati paletti, perché devono entrare in quell'ottica. Poi passeranno la challenge e poi devono tenere lo stesso mindset per quando avranno il conto. Perché il mio obiettivo, anzi il nostro obiettivo, non è quello di farti avere un conto, ma è quello che quel conto ti porta soldi, che ti faccia pagare dalla prop firm, perché superare le challenge, uno le mette, le supera, le fa. Il problema è che poi se io ho 4 challenge, ma non so come farle fruttare, e gioco d'azzardo, o faccio metodo martingala, roulette, cose varie, non mi faccio mai pagare dalle prop, e allora non ha nessun senso. Il nostro obiettivo, Angelo, è proprio questo. La nostra vision, il nostro focus è proprio questo, dare un valore aggiunto e un qualcosa che sul mercato ad oggi non c'è. Perché come dicevi, esatto, giustamente tu, è pieno di formatori che ti promettono il passaggio delle challenge. Una volta passata la challenge, poi l'utente finale la perde nell'arco di pochissimo tempo. Esatto, e tra l'altro si fanno pagare anche una valanga di soldi. Cioè, ho visto robe fuori dall'universo, cioè 9.000 euro per un passaggio challenge, c'è una cosa fuori dal mondo. No, quello che faremo noi, quello che farai tu soprattutto sarà, appunto come stavi dicendo, una vera e propria scuola, che è proprio un'accademia, esatto, di come poter superare le challenge in maniera tale che i tuoi insegnamenti possano essere di supporto, di aiuto per tutti coloro che poi in maniera autonoma vorranno continuare a intraprendere questo fantastico mondo delle prop firm che ad oggi, esatto, esatto, ma poi questo utilizzare. Il modo di approcciare sulle prop firm, che io cercherò nel mio piccolo di poter trasmettere al meglio che posso, può essere anche portato sugli investimenti personali, perché quando tu hai un tuo conto personale che lo vuoi far fruttare e fai trading, quindi fai speculazione, passi dai concetti che stai imparando utilizzando il metodo delle prop, perché certo, quando ti abitui a lavorare in un certo modo e vedi che porti risultati e vedi che inizi a fare qualche soldo, se hai un conto tuo personale, da qualunque esso sia la cifra,
tu utilizzerai lo stesso metodo che utilizzi con le prop, perché le prop non vogliono trasformare il loro conto da 100.000 euro a 500.000 di euro in 3 giorni. Se ne vedono tanti anche su internet: ho trasformato 10.000 euro in 4.000.000 di euro. Ce n'è, non dico che non è possibile, anch'io ho fatto in 4 mesi, ho fatto più del 300%, però è un modo di lavorare molto aggressivo. Invece con le prop tu impari a fare il cassettista, guadagnare poco ma sempre. E poi ci saranno tante sfaccettature che impareranno quando chi parteciperà alla ROI Prop, al programma, anche del, per esempio, come ho spiegato nell'episodio precedente, quello di affiancare più conti. Quindi la costanza, non spremerne come un limone uno solo, ma dividere l'obiettivo che tu hai, che tu ti sei prefissato, perché l'obiettivo di guadagno te lo prefissi tu, per più conti. Quindi hai la matematica certezza che è difficile bruciare i conti. Perché se tu devi prendere 4.000 euro da un unico conto, se il tuo obiettivo è quello, e invece di averne 4.000, di avere un conto solo, ne hai 4, il tuo obiettivo è: prendo 1.000 euro da ogni conto. Ho sempre 4.000, però il rischio è 4 volte più basso. E quello è la differenza. Quindi sono tutte informazioni, sono tutte informazioni utilissime che poi tu, Angelo, dirai comunque a tutti i nostri utenti. Ma certo. Metteremo a disposizione anche la possibilità di fare delle lezioni one to one con te o delle masterclass per chi vuole, appunto, come dici tu, approfondire al di là anche del mondo prop firm, proprio investimenti personali, avere una cultura generale per quanto riguarda questo aspetto, appunto, finanziario. E per chi vuole, poi, ecco, c'è la possibilità di fare delle lezioni, appunto, one to one o masterclass direttamente con te. Bene, Manuel, il nostro lavoro di registrazione del videocorso termina qui per ora, perché comunque verranno aggiunte delle chicche nel momento in cui sarà necessario, anche in funzione delle domande che riceviamo, registreremo magari delle piccole videopillole con cui rispondere. Ovviamente ognuno di noi, di voi, ognuno di coloro che è iscritto al programma, al servizio ROI Prop, riceverà assistenza tramite vari canali, a partire da Mirko che si metterà a disposizione, tramite Facebook, ma soprattutto tramite Telegram, direttamente da Angelo. Non resta quindi, Angelo, a mio avviso, ed Egidio, a mio avviso, fare tantissimi in bocca al lupo a colui che ci sta ascoltando, con l'augurio che passi la challenge nel giusto tempo, nel tempo che è necessario per passarla, e impari a gestire, appunto, come mantenere nel più lungo tempo possibile questo conto che poi gli verrà affidato dalla prop firm, da una prop firm piuttosto che un'altra, e affinché riesca a portare a casa fino al 90% di profitto, dei profitti che genera mensilmente. Esattamente. Quindi per ora è tutto, noi salutiamo l'ascoltatore e ci vediamo sui canali appositi per cominciare a lavorare. Ciao a tutti, allora. Ciao, ciao Angelo, ciao Egidio. Ciao, ci vediamo, ciao, grazie. Ciao, ciao, e alla prossima.